Svolta a Palazzo Lascaris per la giornata contro la violenza sulle donne, la presentazione delle azioni della Regione per contrastare e prevenire la violenza di genere. L'assessore alle pari opportunità ha annunciato lo stanziamento di circa 1 milione di euro per i centri antiviolenza e le case rifugio e l'ampliamento dei criteri per accedere al fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e di maltrattamenti. Poi le prime firmatarie della mozione dell'ordine del giorno per estendere il cosiddetto codice rosa alle aziende ospedaliere piemontesi, approvati all'unanimità dell'Assemblea, ne hanno illustrato i contenuti. La violenza sulle donne non si concreta solo nel momento finale della violenza fisica. Violenza sulle donne è una violenza culturale e noi dobbiamo lavorare sulle nuove generazioni, sui ragazzi, a partire dai bambini. La scuola è l'elemento, il veicolo principale per cambiare cultura. È importante intervenire anche da un punto di vista normativo, ma non è sufficiente una norma per formare le coscienze civili. Quindi come presidente dell'istituzione del Consiglio regionale mi adopererò affinché si possa sviluppare al meglio una coscienza civile nella tutela dei diritti umani.